Ma non guardiamo ieri, non guardiamo, guardiamo al domani. Al domani l'operazione? Perché mi illumino sempre di meno, perché voi andate avanti a fare mi illumino di meno, qualcuno lo fa proprio a livello strutturale, allora ve ne diamo voce. Siamo a Bologna, c'è un comitato rigenerazione no speculazione che farà qualcosa questo weekend. Lei è Roberta Bartoletti. Roberta, buonasera. Buonasera. Buonasera, voi avete fatto mi illumino di meno nella data canonica venerdì scorso, avete fatto delle pulizie di primavera, bello, avete manutenuto dei sentieri, poi avete fatto qualcosa anche sabato e adesso lo fate domenica, domani l'altro che è il 20, cosa fate? Domenica, dopo aver pulito i sentieri insieme a decine e decine di cittadini che ringraziamo ancora, faremo una passeggiata per un equinozio di pace, quindi ci colleghiamo anche a quello che avete appena ricordato, un equinozio di pace e quindi diciamo nel bosco urbano dei Prati di Caprara, che è un'area rinaturalizzata quasi in centro a Bologna, molto vicino al centro di Bologna, che i cittadini vorrebbero restituita alla città perché purtroppo è un'area demaniale in cui di fatto noi non potremo entrare ancora. Quindi diciamo per ora ce ne prendiamo cura perché ha un grande valore ecologico, quindi per questo abbiamo pensato di aderire quest'anno a mi illumino di meno per la prima volta, un po' tardi. Volta, benvenuti. Bello, bello, grazie a un nostro attivista che si chiama Claudio e che ci sta ascoltando, che ha detto ma perché non aderiamo. Bravo Claudio, spingitore di adesione. Se non c'era bravo. Claudio, eravate ancora nell'ignoranza. Che cosa vuol dire che è un'area rinaturalizzata, che prima c'era un centro commerciale, un parcheggio, un manufatto umano? C'erano delle caserme, era un'ex area militare, una delle tante ex aree militari in Italia, che dopo la fine della leva obbligatoria sostanzialmente è stata abbandonata e quindi il bosco è cresciuto. Sono ormai 30 anni ormai di rinaturalizzazione, quindi c'erano delle aree verdi che sono cresciute, altre che non erano verdi lo sono diventate ed oggi sono più di 40 ettari. Laddove il militare di leva contava i giorni dormendo nella baranda, che cresce il frassino, bello questo. Cresce il frassino, crescono le robinie, crescono gli orsi e anche i pioppi, ci sono anche dei ciliegi, abbiamo scoperto, perché sono fioriti e aspetteremo le ciliegie. Quindi Roberta, possiamo dare un appuntamento per chi volesse raggiungervi? Certo, grazie. Domenica 20 marzo alle ore 15 noi aspettiamo i cittadini e le cittadine che vogliono passeggiare e alle 4:30 ci sarà, un po' più in corrispondenza con l'equinozio, un giro di ballo con i giovani salvatori bolognesi che spesso ci accompagnano in queste passeggiate. Ah, si balla! Bellissimo. Ma con esatto. Sottofondo musicale, fisarmonica, acustico. Acustico, perché ci illuminiamo di meno, quindi certo, non confondiamo. Grazie, bellissimo, grazie mille. Grazie a Roberta Bartoletti, mi illumino sempre di meno. Tu.